Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Sto senza voce, ragazzi, è il mentinatore. Gli errori arbitrali non sono una giustificazione. Che poi ragazzi, in due partite gli arbitri ci abbiano massacrato, siamo d'accordissimo, sono d'accordissimo. Contro Atletico, mancata espulsione di non mi ricordo chi, rigore dubbio, ieri rigore dubbio. E secondo gol totalmente inesistente. Posso dirti che c'è rigore, ma il secondo gol, detto anche ai tifosi di altre squadre, mai nella vita. E siamo d'accordo, ragazzi, siamo d'accordo, però ciò non giustifica il calo fisico che da tre partite a questa parte stiamo continuamente avendo. Te, forse anche di più, se vogliamo considerare i cali fisici avuti contro, ad esempio, il Liverpool. Però, giustate le prese di merda, l'abbiamo fatto bene, quindi consideriamo tutto dallo Spezia in poi. Dallo Spezia in poi abbiamo enormi difficoltà negli ultimi 20 minuti. Lo Spezia, è vero, si è fatto vivo, ha avuto delle occasioni, ma una volta andati in vantaggio l'abbiamo gestita malissimo, e ho detto nel video. L'ho detto, l'ho sottolineato. Poi è una squadra che fa qua tutte le parti, hai spinto un minuto, hai fatto 2-1 e hai tenuto la partita senza rischiare più. Però consideriamo che comunque tu a Spezia ci sei andato, ci hai vinto un po' culo, lo Spezia ne ha presi 6 dalla Lazio e 4 dal Verona. Posso capire 6 dalla Lazio, ma i 4 dal Verona, ragazzi, sono veramente ridicoli. Quindi questo vale a dire che si può fare di più. Contro Atletico Madrid, vabbè, rimani in 10, che 10 contro 10 con la partita lì non lo vincono, ma neanche 11 contro 11. Il rigore è dubbio, ma tu hai avuto il calo fisico, gli hai fatto fare quel che vogliono. Sul primo gol non c'è colpa arbitrale di niente, il primo gol pareggio della Madrid. Il pareggio dell'Atletico Madrid, ragazzi, è una sbrotolata difensiva assurda, soprattutto di Florenzi, che è entrato e ha fatto il diavolo a 4, ma in senso negativo. Ieri contro l'Atalanta 6-3-0, meno male 6-3-0, sul finale muore la partita. Ti danno un rigore che sei su 3-0, non devi neanche protestare, ti danno un rigore, sì, ti girano le palle, siamo d'accordo, ma faglielo battere. No, vero, faglielo battere. Battono, lo sbagliano, fan gol, continua a fare quello che facevi prima, fai gestione. Invece no, abbiamo voluto cercare di spingere ancora di più. E abbiamo beccato il gol del 3-2. Un gol, ripeto, con un fallo assurdo, ma comunque sia, Pasaric davanti la porta, a porta vuota, non ce lo lasci. Non ce lo lasci. E questo mi preoccupa, perché poi quando dico sempre, poi quando arriva l'avversario più forte, che cazzo fai? Quando c'è il Napoli, quando c'è la Roma che manca 3 settimane, che fai? Fai 1-0 e ti chiudi dietro, non funziona. Non funziona, ragazzi, non funziona. No, non funziona. Io sono contento perché avevo giocato 3 big match, già, 2 dei quali fuori casa, e su 9 punti in palio ne abbiamo fatti 7, quindi non saprei veramente come ringraziare i ragazzi, a dire la verità, perché vinci contro la Lazio non gli fai fare partita, pareggi contro la Juventus, che comunque era in fase di ripresa, è buono averci pareggiato, vinci con l'Atalanta, puoi vincere meglio, ma comunque vinci, bisogna fare i complimenti, assolutamente. Tra l'altro 2 partite su 3 le giocate senza punti titolari. Anzi, 2 partite e mezzo, perché gli prende dal 60esimo della partita con la Lazio, quindi tutto il resto è giocato con Rebic, Leao, cose cazzi mazzi punte. Quindi assolutamente nota di merito. Però se l'anno scorso, bene o male, a parte 2 o 3 casi, ma nemmeno, abbiamo retto nel finale. L'anno scorso con l'Inter abbiamo retto nel finale, con l'Inter abbiamo retto nel finale, parla bene di campionato. Con tante squadre, con la Roma, soprattutto a Roma l'anno scorso si è retto tantissimo in finale.
quest'anno, ragazzi, il finale ci purga. E ieri, per fortuna, che ha fatto il 3-0 Leo, perché se no avevamo qua raccontato un'altra partita. Niente, il mio video della ieri era sulla preoccupazione che ho, perché ragazzi, io sempre con la preoccupazione, non siamo la rosa più forte, non siamo la rosa favorita. E ragazzi, che vi devo dire? Diciamo che d'altra parte l'attacco funziona benissimo, in attacco siamo forti. Anche se, ripeto, magari con le punte titolari sarà tutta un'altra storia. Sprechiamo tanto, però per fortuna, grazie anche a diversi errori, perché ragazzi, il primo gol di Calabria, Musso, un portiere così non questo non te li fa più, ci ha permesso, bene o male, di portarci in vantaggio. Vabbè, questa era la relazione della partita di ieri. Ovviamente il giorno dopo mi viene un po' più a freddo, viene un po' più, dove più tempo per lavorare le cose. Ero fuori, ero in centro a Roma ieri sera, non ho potuto assolutamente, ho guardata, non ho potuto fare il post partita. Ieri sono andato a vedere Roma-Empoli e voglio informarmi che ho avuto degli scontri con i tifosi romanisti, per questo tifoso del Milan che va in curva nord e anche in curva sud di Roma, ovviamente. E perché in curva nord a Milano non ci metto mai piede. Va in curva nord a Roma per vedersi Roma-Empoli, una partita che manco romani, che due romanisti su tre non si vanno a vedere perché ognuno frega un cazzo. E niente, sono di scontri con i tifosi romanisti, tra l'altro dei curvisti tosti, quindi voglio fare un appello piccolo che questo non è calcio, non è sport, questo è veramente essere stronzi, se proprio delle teste di cazzo. Non ho avuto grossi danni fisici, solo mi hanno spaccato il labbro, tutto qua, anche perché si fanno tanto grossi, ma poi devono anche sapere darle, perché siete in tre e non mi avete fatto un cazzo, quindi siete anche coglioni due volte, oltre che deficienti, oltre che ignoranti, siete anche coglioni. E qui, per chiudere la parentesi, coglioni sono e coglioni rimangono. E comunque sia, dimmi bene, ci vediamo a Roma Milan, parlo a loro, Per noi ci vediamo per Italia-Spagna, sì, Italia-Spagna, non è Spagna, Italia-Spagna, e ce ne racconteremo nel post partita, ragazzi. Grazie della visione di questo video, sempre forza Milan, continuiamo così. Peccato il pareggio con la Juve, se no saremmo punteggio piano insieme a Napoli, che è sempre meglio che vincere lo scudetto al posto dell'Inter, sempre meglio che vincere lo scudetto al posto della Juve. E grazie alla visione, ragazzi, una buona settimana, perché noi ci vediamo per Spagna-Italia, ma tanto uscirà il video su FIFA 22, ma veramente a breve.